Oggi iniziamo la campagna di vaccinazione aziendale di H Software. Finalmente si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Il fatto di poter iniziare finalmente anche noi con le vaccinazioni credo che sia la fine di questo incubo. Abbiamo messo su una commissione straordinaria per l'emergenza Covid-19. Ci riunivamo giornalmente per vedere quelle che erano le novità, come si evolveva la situazione, le cose che potevamo migliorare, quelle che potevano essere fatte meglio per contrastare il contagio anche all'interno dell'azienda del Covid-19. Abbiamo pannelli in plexiglass su tutte le postazioni, sono 3 linee di ingresso, una per ogni reparto, ovviamente c'è il termoscanner per la misurazione corporea, tutti i vari dispositivi di protezione individuale come le mascherine che vengono distribuite a tutti i collaboratori, detergenti per le mani, soluzioni alcoliche per disinfettare le superfici e ovviamente tutti i giorni vengono fatte le sanificazioni di tutti i reparti. 2 mesi fa abbiamo fatto un incontro con la responsabile dell'ASL di Avellino, che già aveva capito quelle che erano le potenzialità, avevamo già predisposto tutto, dovevamo solamente aspettare l'arrivo dei vaccini che potessero essere distribuiti anche a noi. E ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto e il sostegno e il supporto dell'ASL di Avellino, di Confindustria, la sezione di Avellino che ci ha supportato e anche sopportato per la nostra insistenza su questo particolare tema. Ovviamente ringraziamo la Misericordia di Montella che è qui oggi con tutti i propri effettivi per darci una mano in qualsiasi cosa potessimo avere bisogno, il nostro medico Luigi Basile, il nostro medico del lavoro, Piero Buccella della farmacia Gramaglia di Villamaina che ci darà una mano anche per tutto quello che riguarda compilazione documentale e anamnesi. L'augurio è che tutto possa tornare come era prima, ma già lo stiamo vedendo, c'è anche un entusiasmo ritrovato in questi giorni e quindi l'augurio è che tutto questo che stiamo facendo adesso non possa servire più.